sono onorato di aver ritirato questo premio, che riconosce qualità non tecniche ma morali, umane, quindi fa altrettanto piacere, anzi forse di più. E di quanto sia importante lo sport non lo scopro certamente io, non sono qui a dover esaltare. Lo sport è importante, è importantissimo, perché attraverso lo sport si possono educare i bambini, i ragazzi al rispetto non solo delle regole di vita ma anche al rispetto di se stessi, degli altri. Lo sport è integrazione, è passione, è emozione, c'è tutto nello sport, e quindi lo sport può veramente aiutarci ad avere un futuro migliore. L'emozione che io ho provato nel trovarmi qui in platea con tanti campioni dello sport è l'emozione che deve provare chi fa sport, e quindi è importante raccontare le storie di queste persone, delle persone che hanno fatto sì grandi gesta atletiche, tecniche, ma anche grandi comportamenti, parole, comunicazione. E invece è un mondo che attrae di più forse i gesti negativi, no? Che fanno un po' più audience. Invece dobbiamo essere bravi a trasmettere tante storie positive, perché nello sport ce ne sono tante, forse di più di quelle negative. È stata una serata difficile, devo dire, i conduttori sono stati bravissimi, sono riusciti a guidare la trasmissione in una maniera eccezionale, ma soprattutto i premiati sono stati eccezionali. Anche in una situazione di difficoltà come questa hanno mostrato una volta di più perché sono premiati col premio Fair Play. Grande disponibilità, e sono stati con noi fino all'ultimo, c'era un clima fantastico, veramente molto bello, ci siamo divertiti. Sono gli anni che abbiamo lavorato con l'organizzazione che fanno e che ci hanno dato credito in questa manifestazione. Oggi Menarini è sinonimo di fair play, e questo è un grandissimo orgoglio per noi. In questo caso ne voglio citare soltanto uno, che poi in realtà è un gruppo, che sono le Volpi Rosse Menarini. Loro sono un gruppo straordinario, un gruppo di ragazzi che superano le loro difficoltà attraverso lo sport, che vincono con lo sport e che lo fanno sempre in una maniera educata, umile, sensibile, e devo dire rappresentano al meglio chi li sponsorizza, cioè la Menarini.